Allora ragazzi, intanto buongiorno a tutti, io sono Cinzia Cutaia, responsabile dell'orientamento della sede di Riesi, insieme a tutto il mio staff dell'Euroform siamo lieti di presentare e di ospitare la presentazione del libro La perla di Rubinos di Maria Catena Sansone. Interverranno per la presentazione il dottor Giovanni Paternò, il professor Richard McCowan e infine la scrittrice del libro. Io intanto volevo ringraziare al sindaco Salvatore Sardella, che purtroppo oggi non è potuto venire per impegni istituzionali, ma ringrazio anche l'amministrazione e tutti i presenti. Ora vorrei passare la parola al nostro assessore alla pubblica istruzione, la dottoressa Daniela Pasqualetto. Grazie per la parola, buongiorno a tutti e a tutte, porto i saluti del sindaco Salvatore Sardella, del presidente del consiglio e dell'amministrazione comunale in parte qui presente. Vi ringrazio per l'ospitalità e ringrazio ovviamente l'autrice del libro Maria Catena Sansone e gli ospiti qui presenti, insomma, per averci voluti, per averci invitati. Conosco l'autrice del libro in veste dal punto di vista professionale, e sicuramente è stata una scoperta anche questo suo hobby, questa sua passione. Devo dire che come amministrazione abbiamo promosso diverse presentazioni di libri, siamo stati invitati, come nel caso di oggi, a appunto presentazioni del genere, però tematiche, generi totalmente diversi, e quindi è un piacere, un onore poter assistere ad una presentazione del libro del genere, quindi con una tematica molto vicina ai giovani, giovani con giovani, quindi a noi fa ancora di più piacere, quindi siamo curiosi e ben contenti un po' di scoprire delle piccole perle su questo bellissimo libro, che siamo appunto, penso, un pochino curiosi un po' tutti di leggerlo e quindi di scoprirlo. Mi ha anticipato qualcosa, però il resto lo lasciamo appunto alla lettura, a questo bellissimo viaggio. Quindi vi ringrazio ancora e buon proseguimento a tutti. Grazie. E ora passo la parola al dottor Giovanni Paternò. Buongiorno. Buongiorno. È una bellissima sala piena di ragazzi, di giovani, c'è veramente calore oggi e questo è molto bello. A me il piacere e l'onore e l'arduo compito di presentare il libro di Maria Catena Sansone, La perla di Rubinos. La parola chiave di questa presentazione è la fantasia. Infatti possediamo tutti la sublime facoltà della fantasia, che ci permette di vedere, percepire tutto quello che vogliamo, ci permette di realizzare i nostri desideri più intimi.
intimi e più riposti e di esaltare le nostre emozioni. Artisti, poeti, musicisti e scrittori hanno impresso nella loro anima questo talento che li trasporta nel profondo e nell'infinito. La fantasia ha le possenti ali che ci portano ad oltrepassare i confini dell'universo ed ha anche il potere di infiammare i nostri sensi e le nostre emozioni. L'immaginazione vi porterà dappertutto, diceva Albert Einstein. Si scrive perché si ha fantasia ed è quello che ha fatto la nostra scrittrice Maria Caterina Sansone. Con i suoi maghi ha trasformato l'acqua in fuoco e il cielo in mare e la luce in tenebre. Con l'impegno, dedizione e costanza ci guida in mondi sconosciuti e percorre anche le fibre del nostro animo e della nostra mente. Scorrere le pagine di quest'opera è un perpetuo e continuo tessere l'elogio della fantasia. Ed è questo che caratterizza l'opera di Maria Caterina. A briglie sciolte dare la massima libertà al suo talento e dare vita a storie fantastiche che si intrecciano su di loro in maniera sorprendente e intrigante. Maria Caterina viene alla luce a Piazza Armerina da padre siciliano e da madre lucana. Così scrive l'autrice stilando la sua breve autobiografia. Ho trascorso la mia infanzia a Carpò, provincia Potenza, un paese situato sulle pendici del Parco Nazionale del Pollino, un vero palcoscenico naturale di paesaggi mozzafiato e di vette maestose che sono la culla del mio germoglio creativo. Confermo. Ho proseguito gli studi nella meravigliosa città di Empoli, città d'arte per eccellenza che raggiunse il suo massimo splendore nell'epoca rinascimentale. Attualmente vivo a Barafranca, una cittadina collinare situata nell'entroterra di Sicilia. Ma noi potremmo aggiungere ancora molti altri momenti e rilevanti episodi della sua vita. La ricordo appassionata promotrice della Proloco quando io ero presidente, e quindi posso dare conferma, allorché muoveva i primi passi nel nostro ambiente e creatrice e curatrice di svariati eventi. Sulle ali della fantasia l'autrice ci conduce alla scoperta di sentimenti magari ancora dormienti dentro di noi. Cerchiamo i tesori o la verità, si chiede l'autrice, e si augura che per tutti, come per i personaggi vincenti in questa opera, scatti per tutti l'ora della luce. Una piccola descrizione della trama. Ora su un veloce ipogrifo, circonfuso di luce, ora sul veloce e magico bucefalo, ha intrapreso questo strano e imprevedibile viaggio che la lettura di questo libro mi ha indicato giorno per giorno a tappe. Ho fatto conoscenza di personaggi portatrici di fervida fantasia dall'autrice, dai nomi strani, pervarsi dall'alone magico, Anzimer, Einar, Dolan, Frisetto e così via. Ma soprattutto ho fatto conoscenza con Perla, la luce perla guida di predestinata a sconvincere il mondo scuro, guidato in rivolta verso la luce da una perfida creatura, Vilsa. Tra intricate vicende, colpi di scena magici e misteriosi ho assistito a combattimenti eroici tra le forze del bene e le forze dell'oscuro, dove la luce ha sempre prevalso sulle tenebre e sul mondo misterioso sempre in agguato e perfido.
Luogo questo accidentato percorso, ho visto stelle cadere dal cielo e trasformarsi in regni, mari ribollire e caverne piene di tenebre, foreste incantate. Ho dovuto percorrere dove animaletti e alberi in fiori hanno dialogato e svelato piani e indicato mete da raggiungere. Ho posto il mio piede su isole perdute e ho visto impugnare spade luccicanti e rotanti uscire dalla roccia. Davanti ai miei occhi ho perso corridoi e visitato labirinti e giardini con melograni in fiori di uova. Fanciulle addormentate hanno atteso la nascita di un nuovo mondo per lo schiudersi di uova magiche. Se vi piace la letteratura fantastica, non potete perdere questo libro. È un'opera in cui le parole rivestite di incantesimi e magie scorrono come fiumi dalla mente della nostra autrice e si depositano su queste pagine, sempre vive e possenti, rievocando mondi sconosciuti emergenti da una fervida e scatenata fantasia. Grazie. Passiamo la parola al professore Richard McGowan. Prende la parola. Ancora non ho fatto niente. Ah, ok, un anticipo, grazie per l'anticipo. Grazie per l'anticipo. Comunque mi associo con la Maria su quanto voi altri, voi siete i nostri portatori e portatrici di speranza per il futuro. E io penso che noi meno giovani vorremmo che abbiate tutti gli strumenti necessari per avere successo. E una di queste cose che avete veramente tutti voi altri è la fantasia. Infatti avete un vantaggio perché sicuramente avete più fantasia di me. E la Sicilia ha bisogno di fantasia, perché prima o poi andate al lavoro e non so se avete mai sentito l'espressione reinventare se stesso, no? Cioè ogni... magari arrivi a un punto morto e non sai andare più avanti, no? E lì ci vuole la fantasia. E che serve un libro di fantasia allora, no? È irreale, è, non esiste. È sorprendente. Non so se conoscete Barack Obama, un mio collega. Allora, lui era un avido lettore di libri di fantasia. Mi sembra che ha letto tutti i libri di Harry Potter, no? Mi chiedo dove ha trovato il tempo, ma il presidente degli Stati Uniti, di leggere libri di fantasia. Ma nel suo incarico io penso che ci vuole molto fantasia, perché le situazioni lì sono veramente... Difatti è entrato nell'ufficio con i capelli neri e uscito con i capelli grigi, no? Cioè, sì. Quindi la fantasia è una cosa importantissima, no? E io rifletto sulla mia quando ero meno giovane, che ero molto appassionato dei fumetti. Cioè, mi piaceva per esempio Spider-Man, io ero un grande fan di Spider-Man, non so, Lanterna Verde, Flash Gordon, Superman, tutti
li mangiavo proprio i fumetti, no? Però poi si è addormentato questo fenomeno, molto al mio dispiacere, ma non so, la realtà mi ha sopraffatto, no? E l'esperienza che ho fatto con la Maria in questo libro di fantasia era veramente un'avventura, è un'avventura per me, no? È stata un'avventura, è ancora l'avventura continua e mi ha ravvivato poco a poco questo antico interesse per la fantasia, no? Non è una perdita di tempo, cioè uno pensa, però un giorno sicuramente arrivate a un punto di voi dovete reinventarvi, no? E le situazioni lo richiede la fantasia, cioè non perdete questa possibilità. E anche a proposito, il libro è anche disponibile in inglese. Come sentite, sono maestro di inglese e non di italiano. Comunque, vi dovete scusare le sbagli che faccio, no? Comunque, molti mi chiedono a volte come si impara una lingua, no? Come si impara inglese, quale consiglio darei, no? E il mio consiglio, cioè la grammatica è importante, cioè guardate che tutto il tempo che perdete a scuola con la grammatica è valoroso, è importante. Ti sembra, ti secca, lo so, io ho fatto questo sbaglio, no? Cioè mi seccava la grammatica, andiamo subito ai discorsi, no? Cioè, no, la grammatica, perdete il tempo con la grammatica, no? E poi quando avete l'occasione di parlare, ti viene più scorrevole, assolutamente. Però la chiave è di tenere la lingua come un hobby, cioè un hobby che è come, non so, le piante in casa, no? Cioè ci sono quelli che fanno le diverse cose in casa per hobby, perché c'è più piacere nell'hobby che se proprio dovete farlo per forza, per lavoro, non è una buona motivazione, no? Però ci sono così tante cose in inglese, come questo libro di fantasia presentato oggi, che vi stimolano. E vogliamo che avete tutti gli arnesi possibili per avere successo. Questo è il nostro desiderio, che, anzi, che ci superate nelle cose, no? La Sicilia ha bisogno di voi, ok? Grazie. E ora passiamo la parola all'autrice, Maria Catena Sansone, che è l'elemento principale della giornata. Grazie, grazie, grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie. Grazie, grazie, grazie. Ora, adesso parleremo un po' tra i giovani, no? Che ne dite? Prima però fatemi ringraziare un pochino le autorità presenti, l'istituto che ha permesso questa mia presentazione, grazie di cuore, e grazie di voi, di cuore a tutti coloro che sono qui presenti e a voi che siete la perla preziosa di questo istituto. Allora, la perla di Rubinos, questo è il mio libro. Aspetta, sì, mi stanno dicendo metti il microfono più avanti, gente, non si sente. Questo è il libro, un po' grosso, vero? Un pochetto, però nel leggerlo non vi sì, vicino, ok, va bene così? Mi sentite? Ok, perfetto. Allora, poco fa abbiamo canticchiato la canzone L'isola che non c'è di Edoardo Bennato. Seconda stella a destra, quello è il cammino, e poi dritto fino al mattino, ma la strada in fondo la trovi da te, perché porta all'isola che non c'è. Iniziamo a fissare questa stella, iniziamo un attimino a concentrarci, ragazzi, fissiamo la vostra stella polare, perché ognuno di voi ha la sua stella, è quella stella che illumina il nostro cammino.
L'animo umano è diverso in ciascuno di noi e presenta delle molteplici sfaccettature. E proprio in quell'istante di ispirazione il cuore apre verso nuovi mondi e verso nuovi pensieri. Seguitemi bene. Provate a ispirare per un paio di secondi. Cosa sentite dentro di voi? Sentite un rigonfiamento al vostro petto, un allargarsi, no? E tutto ad un tratto i pensieri si annebbiano, spariscono. Che cosa avete davanti? Un foglio bianco. Ma questo foglio bianco cos'è? Questo foglio bianco è il vostro io, è quello su cui voi, ciascuno di voi, è chiamato a scrivere i propri sogni. Ma per avviare i nostri sogni, qualcuno mi potrà dire, ma i sogni sono le favole che credono i bambini. No, nei bambini le favole sono i sogni, negli adulti i sogni sono la speranza. Quindi noi, per avviare dentro di noi questi sogni, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo avviare un motore. Questo motore, noi, per avviarlo, che cosa ha bisogno? Ha bisogno di una chiave. E la chiave per avviare i nostri sogni dove sta? È proprio in quel momento in cui l'anima è attenta alle leggere vibrazioni, fa risvegliare quel fanciullino che ha assopito dentro ciascuno di noi, quel fanciullino che vive quotidianamente dentro di noi, ma che la vita frenetica di ogni giorno non ci permette di ascoltarlo. È troppo addormentato, siamo troppo impegnati. Siamo troppo impegnati a raggiungere quell'io virtuale dall'io reale. I social, sì, è sacrosanto, è giusto che ci siano. La tecnologia, sì, deve essere adoperata. Ma dobbiamo iniziare a pensare, a scrutare di più nel nostro io, di riappropriarci del nostro io, se poi vogliamo arrivare a una riappropriazione dell'io collettivo. E così nasce la perla di Rubinos. Già la parola perla, qualcuno dirà nome di persona. Se facciamo l'analisi, che diciamo? C'è una perla tra di voi, fateli l'applauso, vai, è il mio nome preferito. Vai. Sì, ho capito. Bellissima, perla, allora oggi farai la protagonista di questo mio libro. No, ti chiamo, tranquilla. Sono ragazzi che sono giovani, è chiaro, ancora hanno poca dimestichezza con i microfoni a parlare alla gente. Allora, dicevo che la parola perla, se io pronuncio perla, mi dite, ragazzi, riprendiamo la concentrazione che avevamo? Perché ho visto che mi stavate seguendo con molta attenzione, perché io sono qui per voi, non per me, ma per voi. Allora, la parola perla, mi dite nome di persona. Ma che sinonimo si può dare a questa parola? Quali aggettivi possiamo andare ad associare alla parola perla? Io ne ho trovati due. Io ho trovato sacrificio e preziosità. Qualcuno mi dirà, perché sacrificio? La perla è splendente, è bianca, è preziosa. Allora, se andiamo a Palazzo Vecchio a Firenze, vedremo il dipinto di Alessandro Allori, il pescatore di perle. E lì fa vedere la scena proprio raffigurata nel pescare le perle, che poi sono dei molluschi, che poi è l'ostrica. E questa ostrica che cosa dà? Ci dà un doppio beneficio.
il beneficio del poterci cibare e la preziosità della perla con cui nei tempi antichi vendevano e mantenevano le loro famiglie. Quindi questa pesca molto particolare. La perla di Rubinos è la storia di 13 regni, sono 15, però io quelli cattivi per il momento li metto da parte, io ne voglio considerare 13. A te l'onore, Richard. Lui, Richard McGowan, ha collaborato con me nella traduzione del libro in inglese, The Pearl of the Rubinos, di cui abbiamo fatto un bel po' di lavoro insieme. Con 48 gradi l'estate scorsa noi stavamo a lavorare. È stata una bella esperienza. Quindi parlavo di 13 regni. E questi regni sono intrecciati tra loro. Quindi 13 etnie diverse. Quindi il rispetto, la collaborazione e l'unità tra i regni. Proprio come diceva Alessandro Manzoni, una d'arme di lingue d'altare, di memorie, di sangue, di corre. Con questo Alessandro Manzoni nelle Ode Civili, marzo 1821, che cosa faceva? Disegnava i confini di nazione, di entità, dei popoli. Questi regni, intrecciati da loro, ma accomunati ad un unico obiettivo. In questo libro assisteremo all'eterna lotta tra il bene e il male, tra un'entità che io ho definito il bene supremo e l'entità malvagia definito l'oscuro indegno. Quindi questi personaggi, qua noi siamo a Rubinos, non so se tu riusciresti a farla un attimino, partono da qua, se voi vedete, e devono percorrere l'intera isola, che poi alla fine del libro non si sa se è un'isola, che cosa sia ancora. Questo lo dovremo scoprire poi, perché lo si deve leggere. Allora, Perla, ritorniamo alla nostra Perla. Perla è la protagonista del nostro libro, è figlia di re, è una principessa, quindi servita nel suo palazzo, nel suo castello. Chi glielo fa fare? Alzarsi la mattina, accettare l'incarico che riceve dall'alto e andare a salvare il mondo. Penso che noi oggi che cosa diremmo? Ma sì, dai, ma mi metto sotto le coperte un altro po', poi se ho da fare qualche altra cosa la faccio. No. Quindi abbiamo una principessa che si mette a disposizione del bene supremo per salvare il mondo. E accompagna i prescelti e i predestinati, i prescelti ad impugnare le sacre spade e i predestinati ad essere in possesso, ad entrare in possesso delle sacre uova. Effettueranno delle missioni, attraverseranno tutti questi regni, ma non sarà una missione così semplice, perché saranno in ogni missione saranno accompagnati dai maghi. Però i maghi non potranno intervenire, possono lottare soltanto con le forze oscure, perché c'è il tema del libero arbitrio e devono dimostrare il loro valore e la loro destrezza non solo nell'arte della guerra, ma della bontà del cuore che hanno nel mettere quel potere a disposizione degli altri. Quindi noi dobbiamo porci un interrogativo: ma il bagaglio culturale, quello che io ho e posso fare, lo metto a disposizione degli altri? L'ho messo qualche volta? Ecco, loro in armonia tra loro vanno a lottare contro gli oscuri che li incalzano sempre. Poi
c'è un incontro particolare tra una strega nì, perché ho guardato Richard, perché è una strega che ancora non si è capito bene da che parte sta, perché quando le cose gli vanno in un certo modo va dal bene supremo, quando vede così se la rifila e torna nuovamente dall'altra parte. Però durante lo scontro in una lotta, lei ferita a terra gli dirà: Dolan, uccidimi. Dolan è un mago che sta accompagnando i supremi. Incontrerete 5 maghi in questo libro, e quindi lei gli fa: uccidimi. Dolan, afferrandola per un braccio, adagiandola a terra leggermente, gli dice: non sono un assassino, siamo nati per amare e rispettare la sacralità della vita. Vedete, in queste 4-5 parole, in questa piccola frase, che complessità di pensiero ci sta all'interno. Siamo nati per amare. Ma che cos'è l'amore? Che cos'è l'amore per il bene supremo? È quel donarsi gratuitamente verso i suoi figli, quindi donarsi verso il prossimo. Questa è la gloria. Mentre per l'oscuro ingegno è tutt'altro, è l'oppressione dei cuori, rendere schiavo l'uomo, allontanarlo da tutto ciò che può far bene alla sua anima. Quindi noi vedremo una continua lotta. Noi dobbiamo avere la capacità di lasciare andare coloro che magari non ci amano più, perché se noi amiamo veramente nel nostro cuore, quella parte di quella persona resterà sempre dentro di noi, anche se è lontana. Si fa fatica, sì, è vero, vi posso comprendere, ma quella fatica, quei sacrifici verranno ricompensati, perché non c'è un amore più grande di quello di lasciar andare libero la persona che magari non ci vuole andare, stare più accanto. E quando Dolan ha questo scontro con questa strega, la strega non si sa più che fine fa, perché viene rapita. E non si sa, questo dovete leggere il libro, non ve lo dico. Parlavo poco fa di diverse etnie. Abbiamo il regno dei giganti. Nell'antica mitologia i giganti erano creature brutte, cattive. Da me vengono rivisitate con un rinnovato spirito e una rinnovata spiritualità. Al punto che la divina Olga gli affiderà il suo regno, un regno molto importante, il regno stella, che è qua. Dovete immedesimarvi in questo viaggio, entrare nella vostra fantasia, perché non è una favola, come cantava Bennato, questa è realtà. Voi siete, ragazzi, il faro di luce che illumina il cuore nel mondo. Prendete la vostra vita, siatene voi fautori e autori, dipingete questo foglio bianco, scrivete questo foglio bianco e siate portatori di pace in questo mondo. Grazie di cuore.